Quali assicurazioni dovrebbe avere un artigiano per stare sereno? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla! Elettricista Felice. A cura di Alessandro Bari. Eccoci qua insieme al vostro DJ con le cuffie, così mi ha definito un visualizzatore di YouTube, un user, un ascoltatore, uno come si può chiamare una persona, uno di noi. Allora ragazzi, giovanissimi e anche meno giovani come me, parliamo di assicurazioni e parliamo di quali assicurazioni dovremmo avere per non finire sul lastrico, per non finire a pagare qualcuno più di quanto noi possiamo pagare e quindi dar via la casa e andare a mangiare con la nostra famiglia tutti i giorni al ristorante sotto al ponte. Come facciamo ad evitarlo? Adesso lo andremo a chiedere all'esperto del giorno, ma prima di fare ciò noi vogliamo ovviamente ringraziare collaborazioni.online, il nostro carissimo sponsor, e oltre a questo vi voglio... Esperto del giorno! Richiamare l'esperto del giorno! In realtà volevo dire altro, ma mi ho pigiato il pulsante sbagliato e allora chiamiamo subito il nostro esperto del giorno. Ciao carissimo Daniele Stroppiana, che ci racconti? Ciao Alessandro, sono felice di essere tornato qui, me l'avevi promesso e hai mantenuto le promesse. Allora, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Io sono Daniele Stroppiana e sono il fondatore del progetto Assicuratore Senza Sorprese. Quindi, come hai detto tu bene dall'intro e dal titolo di oggi, oggi parliamo di un tema molto importante e non è un tema semplice, quindi mi hai dato una bella gatta da pelare. Ecco, e sono contento, così potrò torturarti e comprendere un po' di più di come funziona e vedere se io ho fatto le cose, ho fatto tutto quello che dovevo fare oppure devo integrare qualcosa nei miei prodotti assicurativi. Infatti dai, in realtà sei tu sotto esame quest'oggi, solo che non lo sapevi. Va bene, dai. Allora, da che cosa cominciamo? Ma senti, partirei dalla domanda e da quello che hai detto subito poco fa. Tu giustamente hai fatto la domanda del giorno, ovvero quali assicurazioni deve avere un artigiano, un libero professionista, un partita IVA per poter stare sereno. E tu che cosa hai detto nell'intro? Hai detto per evitare noi così di andare a pagare dei danni superiori rispetto a quelli che ci possiamo permettere. Allora colgo quello che è il tuo spunto e ti dico: caspita, mi sei cascato e mi sei caduto in un bicchiere d'acqua. Perché? Perché noi prima di tutto siamo persone, quindi uno degli errori, passami il termine, che fanno la maggior parte delle persone è non ragionare che se ci si ferma dal punto di vista della salute si smette di produrre reddito. Okay. Ecco perché ti dicevo mi hai dato una bella gatta da pelare, perché grazie al mio fedele supporto super tecnologico, come puoi vedere. Ok, con lo schermo iperdigitale. Sì, ho disegnato alla lavagna quella che è la casa della protezione, ovvero utilizzo la metafora della casa da sempre per dire che una casa costruita su delle fondamenta non solide, anzi spesso e volentieri ce le dimentichiamo, tende a crollare giù. Perché ti dico questo? Perché tu hai parlato del piano delle responsabilità. Invece tutto il piano delle fondamenta, quindi dei rischi fondamentali, è legato alla salute e quindi a tutti quei rischi e quelle problematiche che se prendono la persona, purtroppo questa persona non può più produrre reddito e crea allora dei problemi. Ecco perché partivo dalla considerazione che hai fatto. Ci dimentichiamo che non siamo delle macchine e ci dimentichiamo che anche le macchine hanno bisogno di manutenzione. E quindi è sempre molto importante curarsi e prevenire il più possibile. Ok, allora, per chi sta seguendo il podcast e quindi sta guidando, andiamo a descrivere bene quello che andiamo ad osservare alla lavagna, perché altrimenti diventa un podcast inutile. Hai ragione. Allora, per chi ci sta seguendo via podcast, immaginate una casa divisa su tre piani, dove in basso ci sono quelle che si chiamano le fondamenta. Le fondamenta, come potete immaginare, sono dei pilastri che tengono su tutto il resto della casa, tutta la struttura.
Queste fondamenta nel campo assicurativo sono i rischi legati all'invalidità permanente, sia da infortunio che da malattia, il rischio legato alla lunga vita, ma purtroppo non in salute, quindi se si sta male e si ha bisogno di spese mediche, di una badante o addirittura di infermieri, e i rischi purtroppo collegati alla morte e alla premorienza, che visto il periodo tocchiamo un tema vicino a tutti. Al piano di sopra, che in realtà è il piano terra, ci sono poi i rischi legati alle responsabilità. Ok, scusami. Quindi fondamenta IP, che sta, hai detto, per invalidità permanente. LV, che sta lunga per vita. Lunga vita, ma male. Lunga vita brutta. Lunga vita brutta. Ed M sta per morte. Perfetto, per queste morte. Sono le fondamenta, anche perché senza di queste non si va da nessuna parte, pare. Giusto? Esatto, e in realtà con una di queste non si va ancora di più da nessuna parte, nel senso che sono problemi da... sono gatte da pelare anche questi. Ok, cioè, nel senso, servono tutte e tre per andare, per avanzare. A seconda delle situazioni personali, se non si hanno tanti soldi, sto parlando di diversi milioni di euro sul conto corrente. Beh, quindi io penso che la maggior parte di noi... La maggior parte delle persone che vedo ne ha bisogno, sì. Ok, va bene. E se passiamo al secondo, cioè al piano superiore, che sarebbe il piano terra di una casa. Piano superiore ne abbiamo parlato anche nei due video precedenti, io e te insieme, se ricordi. Sì. Per esempio con l'RC ditta, ed è quello sì. Che dicevi tu, ovvero il piano delle responsabilità, R sta per responsabilità. Ok. Tutte quelle richieste danni che possono arrivare a un professionista che commette un errore o che involontariamente magari c'è un infortunio sul posto di lavoro. Sì. E B sta per beni, ovvero la propria casa, la propria auto, il proprio patrimonio immobiliare. Ok. Ultimo piano di sopra, salendo su, quella che io chiamo la zona mansardata, col tetto. Come vedi c'è un euro disegnato. Sì. Ecco, euro sta per soldi. Quindi noi cosa facciamo? A noi viene insegnato, fin da ragazzi magari, quando arriviamo nel mondo del lavoro, dobbiamo capire subito che la gestione dei soldi è importante. E quindi nella nostra testa viene in mente che i soldi sono la prima cosa, sono la cosa più importante. Dobbiamo imparare a gestirli, ad investire, a guadagnare. Sì. Ecco, in realtà sono l'ultima cosa, sono al piano più alto. E quindi i soldi sono un mezzo, non un fine, per proteggersi da tutti i rischi di sotto e poi quello che ci resta per gestirlo al meglio ed investire. Ok, chiarissimo. Quindi, no, va bene, allora è tutto chiaro. Adesso andiamo a vedere, andiamo a vedere il mio caso. Che a questo andiamo punto a vedere il tuo credo, caso, credo che non sia costruita così la mia casa. Penso di avere una capanna a questo punto. Cioè, poi in questo periodo penso di avere peggio, forse. La casetta di fieno del porcellino, quello fancazzista. In questo periodo con le folate di vento non è il massimo. Non serve neanche il lupo cattivo per te. Niente, proprio zero. Sono io il lupo cattivo. Mi auto danneggio. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo detto IP. Allora, facciamo una premessa. Questa invalidità permanente, ok. Invalidità permanente. Facciamo una premessa. Questa situazione, naturalmente, viene fuori ed è chiara nel momento in cui c'è un'analisi dettagliata. Quindi, per costruire tutta la casa, esattamente come un progetto, nel momento in cui devi costruire davvero un immobile, serve un progetto, ovvero serve prendere tantissime informazioni, analizzarle e capire se la persona ha bisogno di cosa e quantificarlo. Siamo tutti abituati ad entrare in un'agenzia di assicurazioni o a richiedere un preventivo. Proprio ieri mi ha scritto su Google My Business un cliente e mi ha detto: ciao Daniele, ti seguo da sempre, mi serve un preventivo. Ma per cosa? Cioè, prima di tutto, chi sei? Non ti conosco, quindi che lavoro fai? Quanto guadagni? Hai una famiglia? E poi un preventivo di cosa? Perché? E di quanto? Ok? Quindi noi siamo spesso in questo mondo, catapultati in questo mondo molto veloce e siamo abituati a fare le cose però troppo velocemente. Invece queste situazioni, questa progettualità richiede di fermarsi e lo facciamo per gioco io e te. Adesso ti faccio io delle domande per capire qual è la logica delle tue assicurazioni.
Ok, va bene, sono d'accordo. E tra l'altro, preavviso che è arrivato mio figlio nella saletta qua che utilizzo per registrare, suonerà un pianoforte che, seppur utilizzerà le cuffie, si sentirà moltissimo il massacro dei tasti. Quindi io in parte, quando non parlo, cercherò di silenziarmi, però mentre parlo si sentirà le martellate, e speriamo che sia tutto comprensibile quello che dica, che io vado a dire, perché vabbè. Ci proveremo a convivere, dai che ce la facciamo. Sì, vai con le domande. Allora, guarda, facciamo così, facciamo finta che io non ti conosca. In realtà non abbiamo mai parlato delle tue polizze, però facciamo finta che io non sappia che cosa fai tu. Quindi ti chiedo, Alessandro, in primis... Te parti come con uno sconosciuto, come uno che ti scrive per la prima volta su Google My Business. Ok, la prima cosa allora da sapere è come è composta la tua famiglia. Quindi chi è Alessandro, se sei sposato o meno, e se hai figli quanti? Perfetto, sono sposato, ho una moglie e due figli, uno di 10 e una di 12. Ok, a questo punto una delle domande che di solito non viene fatta è mi serve sapere com'è composta la tua famiglia di origine, quindi i tuoi genitori, fratelli, sorelle, se ne hai ancora, e per tua moglie la stessa cosa. Ti spiego prima perché. Perché questa domanda è molto importante dal punto di vista successorio. Quindi che cosa si fa? Si fa anche una mini analisi del, caspita Alessandro, se dovessi venire a mancare tu o tua moglie, attenzione, avete una casa insieme, è cointestata, a chi va? C'è bisogno di fare testamento o no? Sono tutte cose che, dette così velocemente, dici, oddio, non lo so, cioè non ci ho mai pensato. Però pian piano, come vedi, stiamo mettendo delle fondamenta solide per capire che cosa si rischia e come evitarlo. Ok, va bene, e allora rispondo. La mia famiglia di origine è composta da mio padre, mia madre e mio fratello. Ok. E devo dirti anche come sono posizionati, cioè se abitano in una casa... Allora... No, per adesso no. No, ok, non serve. Anche la loro è di paglia? No, loro sono messi bene. Bene. Mio padre è un pensionato, abita in una villetta di proprietà. Mia madre è una pensionata, abita in un appartamento di proprietà. Non hanno debiti, non hanno... basta l'NC. Mio fratello è praticamente mio socio. Ha molte case di proprietà, quindi... basta. È sposato, ha una bimba. Cos'altro? Ah, mia moglie. L'origine di mia moglie ha la mamma pensionata con una casa di proprietà, che non ha debiti, non ha nulla, quindi va bene anche quello. Ha due fratelli, uno sposato con tre bimbe, casa di proprietà, anche lui sta bene, e uno non sposato, senza figli e senza casa di proprietà. Ok. Arrivato a questo punto, il passaggio successivo è quello legato al reddito, che noi saltiamo per ragioni di privacy, e perché il reddito deriva anche da quello che è lo scaricarsi un estratto contributivo. Quindi, okay, a me non interessa tanto quanto guadagnano le persone per sapere quanti soldi hanno le persone. Ok. Le domande sono finalizzate a capire, in base al guadagno, al fatturato, al dichiarato, quanti contributi si versano, perché in base ai contributi io ricostruisco le pensioni attuali, perché tutti quanti versiamo contributi, sì. Tutti quanti, se ci capita qualcosa, tutti o quasi, siamo tutelati dall'INPS o dall'INAIL, a seconda di quello che capita, okay. E io devo ricostruire questa situazione. Quindi adesso ti avrei chiesto tu da quanto tempo lavori, di scaricare l'estratto contributivo, ti avrei chiesto quali sono le tue rendite, se hai anche delle rendite da immobili messi in affitto o meno, e a quanto ammontano, e lo stesso avrei fatto per tua moglie. Salto questa parte reddituale. Ma non la saltiamo, ma chi se ne frega, tanto in questa... Tanto guarda, tutti questo... sanno che guadagni 4 milioni di euro. Ma guarda, in questo forse fino a qualche tempo fa, in questo periodo, penso di essere nel periodo peggiore della mia esistenza e non ho problemi a raccontarlo, perché sono successi disastri di ogni genere in qualsiasi ramo della mia vita, da quello del personale a quello lavorativo, quindi... Consideriamo una base minima, tipo un utile di 24.000 euro su annuo per tutta la famiglia, quindi unico lavoratore su quattro persone,
dove non ho appartamenti, non ho altri appartamenti, ho venduto tutto. Okay. Quindi non ho appartamenti da affittare, quindi non ho altri introiti a parte quello del mio lavoro, del mio mestiere, e che questo, che in questo periodo è nel minimo storico, ecco. Ok, e posso chiederti, si può dire cosa è successo o ne parliamo in privato? Te lo chiedo alla fine della... Cosa è successo? No, è lunga, mi piace, non ho problemi a raccontarlo, lo racconterò magari, ne parliamo in un'altra puntata, se no ti faccio un sabotaggio di questa puntata, è molto lunga, cioè okay. per comprenderla è un pochino lunga, non ho problemi a raccontarla, però sono successe qualche evento, uno consecutivo all'altro, come dico io quando lo racconto agli amici hai presente quando gli astri a un certo punto si allineano? Ok? E te li vedi proprio tutti allineati uno all'altro e disegnano un grosso ok, perché c'è il mio bimbo qua che suona, anche se ha le cuffie, e quello lì è direzionato proprio alle tue spalle. Ecco, questo è accaduto, cioè una serie di eventi in coincidenza hanno causato un cataclisma totale. Però hai parato il colpo, mi pare di capire. Sì, perché sono uno che ha guadagnato tanto. Sono uno che ha guadagnato tanto. Alla fine della fiera, giusto per tirare le somme, che ne so, alcuni errori di un commercialista che ho cambiato nel 2020, 31/12/2020, ho smesso con un commercialista e ho iniziato con uno studio di commercialisti, perché il mio commercialista non mi dava fiducia, ma non credevo così tanto, perché poi ho dovuto rifare i conti dei 3 anni, 18, 19, 20, li ho dovuti totalmente rifare, perché era un disastro, e questo ha causato un leggero controllo del tipo devi pagare adesso 150.000 euro di tasse, che tiri fuori in parte si riesce a ratizzare, in parte i dati pagati subito e in parte li devo pagare entro la fine del 2022. Quindi è stato un duro colpo per me, cioè l'ho incassato abbastanza bene, mio fratello l'ha incassato abbastanza male, nel senso che ha comportato un forte colpo psicologico. Non abbiamo problemi di soldi, quindi le paghiamo, in parte le abbiamo pagate, in parte le pagheremo, quindi non ci sono problemi da quel punto di vista, ma questa è una fortuna, diciamo, che stavamo bene. Quindi però questa cosa che ha causato mio fratello sono dovuto andare a compromessi con mio fratello, perché in quello stato lui non voleva che investissi più, noi lavoriamo investendo, no? Vuoi in pubblicità, vuoi in progetti, eccetera. E allora, siccome quando investi in progetti nuovi, alla fine lo sto raccontando, quando investi in progetti nuovi tu rischi anche di fare cappelle, perché io magari faccio 9 cappelle e una azzecco, e quella che azzecco mi ripaga di tutto, no? Guadagno per tutti i 10 test. Ultimamente avevo investito su una persona e che ha portato 0 risultati e anche forse meno di 0 risultati, e questa cosa ha causato un grave diciamo che in quello stato psicologico di mio fratello, io sentendomi in colpa dell'ultimo investimento ho detto ok, va bene, facciamo come vuoi tu, e quindi abbiamo fatto un anno sabbatico tipo per tirare i remi in barca, dove noi siamo passati da molti collaboratori, molta pubblicità, molto lavoro, a niente, perché no, stiamo tranquilli, sono noi, eccetera. E arrivati però a fine anno, quindi tutto il 2021 più o meno così, lui era ancora convinto delle sue cose, di questa tranquillità. Io ho detto separiamoci, perché non riesco a stare, cioè non, a quel punto io accusavo il colpo, cioè personalmente, se non riesco a creare qualcosa o a vedere verso il futuro, che dal punto di vista di mio fratello è un suicidio, cioè il mio modo di fare è un modo di fare suicida. Molto rischioso. Molto rischioso. Dal mio modo di fare è l'unico modo, perché sennò io così non ci resto, no? Quindi questa pausa di un anno a me mi ha distrutto,
come persona intendo, come lavoratore, e quindi ho detto o ci separiamo o io faccio quello che devo fare. E alla fine, dopo, cioè tutto questo però ha causato uno consumo della persona, ok? Uno stress. Insieme a tutte queste cose c'è un forte stress, no? Tutti gli attriti, ed è molto molto dura. Raccontata così sembra più semplice, però è molto molto dura. E alla fine niente, abbiamo detto ok, stiamo insieme e io vado con i miei progetti, vado avanti. In realtà ho anche detto investo soldi miei per i progetti e poi quando rientrano mi ripago, mi prendo la mia parte, eccetera. Quindi mi assumo io il rischio di quello che faccio. Pace, cioè non è. Ok, questo diciamo è quanto. Allora, io riprendo quello che hai raccontato sintetizzato e lo unisco a quello che era l'obiettivo di oggi e la domanda. Senza volerlo, ma è questo che accade realmente nelle analisi, senza volerlo tu hai toccato tutte quelle che sono dei punti di analisi della rischiosità di tutte le persone. Quindi quello che stiamo facendo oggi è la metafora della casa che si utilizza a livello visivo e appositamente creata per semplificare questo processo. Nel momento in cui tu dici abbiamo dovuto guardare un attimo la situazione, è arrivato un imprevisto, un cigno nero, un enorme coso disegnato nelle stelle che mirava verso di noi e noi non potevamo fare nulla per evitarlo, anzi eravamo già chinati così, mi rendo conto che però poi da come mi racconti, tu nella tua attenzione, nella tua gestione fino a quel momento avevi comunque avuto un'attenzione oculata, quindi eri stato molto bravo nel mettere da parte quelle che si chiamano delle riserve liquide, che sono quei soldi che nel momento in cui capita qualcosa sono subito il primo paracadute, il primo materasso al quale fare riferimento. Quindi la domanda successiva legata a tutto l'ambito patrimoniale sarebbe stata: ok, adesso analizziamo tra immobili e soldi che hai sui conti correnti, investiti o dove, non mi interessa come li hai investiti, ma mi interessa sapere a quanto ammontano se succede un cigno nero. Per te è già capitato e quindi è un ripartire, mi auguro e ti auguro, ma so che, conoscendoti anche se poco, che è così. E io ti ho conosciuto durante il 2021 e non hai mai fatto sentire questo stress, quindi questo denota il fatto di una grande energia comunque che hai. E l'analisi serve proprio a quello, serve a far capire alle persone che si spera non abbiano vissuto una situazione come la tua, che guarda che se succede quella roba lì, c'è bisogno poi veramente di soldi e se non li hai, devi avere qualche cosa che ti pari il colpo. Ora, contro l'Agenzia delle Entrate purtroppo e contro gli errori dei commercialisti che ne fanno veramente di ogni e le responsabilità professionali dei commercialisti infatti pagano fior fior di soldoni, purtroppo nulla si può. Certo è che, apro una parentesi e la chiudo, un conto è quello che poi deve il contribuente all'Agenzia delle Entrate, un conto è quello che attraverso un errore che viene poi indagato e certificato da parte di un professionista si crei un danno. Quindi il danno, le multe vanno pagate e coperte in qualche modo dall'RC professionale del commercialista e bisogna però far vedere che effettivamente l'errore è stato suo. Quello che invece purtroppo sono i soldi, l'IVA, i contributi che andavano versati, le tasse dal contribuente, lì purtroppo non si può scappare. Quindi quelle purtroppo toccano a te in questo caso, ma al contribuente in sé. Ma io più che purtroppo dico, è giusto, è corretto, cioè vanno pagate, andavano pagate, cioè solo che magari a posto di pagarle nel momento corretto e nel momento giusto e spalmate per gli anni giusti, pagarle a sorpresa diventa un problema, perché poi in realtà lì di multa ci potrebbe essere, che ne so, 20.000, quindi le reali potevano essere 130, però il concetto è che un conto è pagarle nel momento giusto, un conto è pagare a sorpresa tutti di colpo dopo. Sì, anche perché tu avresti definito budget diversi per gli investimenti, sì, anni, sì, cioè, sì, avresti investito, certo, magari meno, ma avresti speso meno. chiaro. Ok, sì, sì. L'ultima parte invece sarebbe poi quella legata agli obiettivi.
quindi normalmente che cosa si fa con una persona? Come ti dicevo, tendiamo quindi a quindi noi saltiamo la parte dei parte patrimoniale. A meno che tu non voglia raccontare quello che hai ad oggi, se no possiamo dirlo. Tanto, però perché... si tratta di un aspetto anche su conti correnti, investimenti, quindi sono dati no, molto... No, in questo periodo no, ho dismesso tutti gli investimenti, quindi non c'ho nulla. Ok. Cioè, ho... Poni che ho una liquidità di 200.000 e ho solo la casa di proprietà, mezza casa quella di mia mamma, l'altra metà c'è mio fratello e... Non ho nient'altro. La casa di proprietà è intestata solo a te o anche a tua moglie? Mia moglie, a tutte e due. Quindi cointestata, ok. Cointestata, sì sì. Questo è importante per il discorso successorio che ti dicevo prima. Quindi okay. Quando faccio sempre queste domande, poi c'è sempre una tabellina. Poi adesso, tanto noi registriamo, quindi io mi segnerò, Ale, se vuoi, tutto quello che ci stiamo dicendo ed eventualmente le informazioni da integrare. Ti farò poi vedere effettivamente un report tuo, come sì. Viene fatto nell'analisi, e magari lo mostreremo poi. Lo mostriamo, ma sì, certo, ma no. Alla fine mi piace fare... Allora, io non ho problemi a raccontare le cose, perché voglio sempre evitare di dare un'impressione, cioè no, non un'impressione, un'immagine finta alla Instagram, per dirti, no? Dove sono tutte fighe e poi ci esci e fan cagare, no? Questa cosa qua mi infastidisce incredibilmente, non tanto per le tipe, no, cioè nel senso, voglio raccontare ciò che è perché le persone sappiano che la vita ha il bello e il brutto, ci sono le cose stupende, ci sono i giorni in cui guadagni molto, come i giorni in cui non ti pagano per niente o ti truffano. E mi piace raccontare perché le persone non si sentono, che ne so, perché molto spesso magari tu guardi, se segui una persona o segui un progetto e dici, cazzo, ma sono l'unico sfigato che guadagna 15 euro l'ora, per dire, no? Oppure sono l'unico sfigato che becca il cliente che non mi paga, perché magari tutti raccontano solo le cose positive, perché è bello raccontare le cose positive, no? E invece a me piace raccontare il 100% di quello che io sono, il 100% di quello che io faccio, proprio per darti un'idea della normalità delle cose che accadono ad una persona che fa il nostro mestiere. E penso che sia quello che fa la differenza e una delle ragioni sicuramente per cui le persone ti seguono, oltre la tua professionalità, la trasparenza che tu fai vedere e trasferisci. Anche quelli che vi chiamano il DJ con le cuffie. Adesso lo dico, perché c'è stato questo ragazzo che ha detto, oh, bello il progetto, però insomma questo DJ con le cuffie rovina un po' il progetto, perché il progetto potrebbe essere una cosa seria se non ci fosse di mezzo questo DJ con le cuffie. E io... gentilmente, molto gentilmente e onestamente ho detto, guarda, il progetto è del DJ con le cuffie, quindi non lo possiamo eliminare, però considera che è un progetto gratuito e quindi puoi usufruirne quanto vuoi, se vuoi un progetto senza il DJ con le cuffie e puoi aderire al circolo degli elettricisti illuminati, quello è a pagamento, però è molto più approfondito e non c'è il DJ con le cuffie che rompe i maroni. Solo perché non le metti lì, perché io so che tu ne fai parte, ma non le metti. Ma non c'è il DJ con le cuffie, c'è Alessandro Bari, che però è molto più, cioè nel senso, io ci sono come esperto di non so che cosa, ecco, quindi non è che... Da contratto ti hanno obbligato e vietato le cuffie. ecco. Proseguiamo. Ok, concludiamo con la parte degli obiettivi. C'è qualcuno che la chiama sogni, il sogno però è quella cosa che si mette nel cassetto e che materialmente non si fa nulla per, invece a me piace pensare per obiettivi, quindi se ti dovessi chiedere, dato che hai due figli 10 e 12, giusto, ricordo bene? Sì. Ok, quali sono per esempio legati a loro i tuoi progetti per loro, se ne avete mai parlato, se ne state parlando tu e tua moglie, e quali sono invece i vostri progetti individuali, adesso al netto di tutte le difficoltà che hai avuto? Però, soprattutto per Elettricista Felice, per esempio, che progetti hai da qui a un anno, da qui a 3 anni? Hai in mente di fare investimenti nuovamente, oppure starai fermo? Cosa vorresti che diventasse? Questo è il principio degli obiettivi, finalizzato a capire
quanti soldi potranno servirti, e quindi quei soldi non devono essere vincolati, oppure se succede l'imprevisto devi essere tutelato perché quel progetto non può venire meno, e così via. Allora, questo è un po' un casino, nel senso, come progetti per i bimbi, vabbè, i bimbi sono piccini, idealmente studieranno, andranno al liceo, se Dio vuole andranno all'università e poi faranno il lavoro che vogliono fare, quindi non ho grandi progetti già disegnati, ecco, in base ai loro gusti e alle loro attitudini ci sarà un percorso, dovrò essere in grado di mandarli a scuola, ecco, quello sì. A parte questo non mi viene in mente null'altro, mentre progetti miei personali, io ho dismesso tutti gli investimenti perché, e anche qui ci sono stati una serie, nello stesso periodo fa parte dei pianeti allineati, l'acquisto di una fattoria, che è molto complesso, non so se ce la farò a questo punto, però vediamo. E quello è un progetto comunque da 500.000 di euro, che non è ancora, cioè dal punto di vista burocratico abbiamo fatto tanto, ma fondamentalmente non si riesce ancora a portare a termine, che poi, cioè, è comunque un progetto che vedrà la luce nel 2024, ecco. Da cosa nasce, Ale? Io sono curioso, da cosa nasce? Questa cosa qua? Sì. Ma io, ma anche mia moglie, così, adoriamo un po', sai, quell'autosostentamento, quindi immagina i prodotti della terra, quindi noi ci siamo fatti, c'è un amico che ha una fattoria e quindi ci ha concesso già da qualche anno molto gentilmente un pezzo di terreno con cui facciamo l'orto, quindi facciamo moltissime cose, cioè dico facciamo, ma in realtà faccio una mazza, cioè io non le mani nell'orto, ogni tanto mi chiamano per andare a arare, che poi non è arare, girare la terra, insomma col macchinario, a fare qualche cosa di un po' più duro, no? Perché lo fa mia moglie con mia suocera, ok? Quindi magari un lavoro un po' più duro vado giù anch'io a dare una mano, però loro lo seguono con tanta passione. A me piacciono, io molto a cavallo, quindi piace anche gli animali. Ho avuto, nonostante io abiti in un condominio, in un giardinetto, finché non mi hanno cacciato a calci, non mi hanno fatte togliere, avevo delle anatre, ho avuto i conigli, ho avuto una serie di animali che a me proprio, cioè al mattino, la sera quando tornavo, azioni che a me mi gustano, a me pulire la cacca dell'animale, dell'anatra, a me non mi dava fastidio, mi riempiva il cuore avere a che fare con questo tipo di animali, eccetera. E quindi stavo bene, alla fine, dopo una lunga ricerca, abbiamo trovato un posto che secondo noi poteva andare bene, nel nostro immaginario poteva farci stare bene, allora è partito questo progetto. Quindi è partito dal punto di vista burocratico, ma dal punto di vista economico adesso è un attimo fermo. È molto fermo, non è dal punto di vista economico, è molto fermo perché cazzo la randa. Allora, gli errori del commercialista che hanno causato altri errori a cascata, perché hanno compromesso lo stato psicologico di mio fratello e quindi tutto il resto, hanno anche in realtà portato un anno 2020 dove io ero molto concentrato sul lavoro e ho purtroppo, e questo è un grande errore, ce lo potrebbe confermare Zizza, cioè sulla gestione fiscale dell'azienda, no? Bisogna starci molto attenti, e io non ci sono stato attento. Cosa è successo? Che avendo i soldi ho fatto degli investimenti e non sono stato attento, perché non comportava niente di male a me, perché i soldi li avevo e anche dopo gli investimenti i soldi li avevo, quindi è una roba che potevo fare, una roba che volevo fare, tutto a posto, se non che fiscalmente alla fine risultava che ho avuto un utile di zero, ok? Perché se tu hai fatturi, che ne so, 200.000, hai delle spese, che ne so, 100.000 di spese, ti restano 100.000 di utile e te fai 100.000 di investimenti tra, che ne so, corsi piuttosto che altre robe, sempre robe aziendali, però fai questi investimenti e tanto i soldi ce li hai, ma se non stai attento fiscalmente te arrivi a utile di zero.
cosa succede se il dopo che ti hanno accettato il mutuo per acquistare casa, e ma l'acquisto si è prolungato perché c'erano stati dei problemi burocratici da parte del comune, eccetera. Ora che hanno riparato quei problemi burocratici, passa un certo tempo e il mutuo va prorogato, ok? E visto che i pianeti si allineano, il mutuo è stato prorogato dal signore della banca, che adesso non lavora neanche più lì, ma qualche giorno prima dell'atto, cioè di andare proprio davanti al notaio, con accordi di notaio e tutto quanto, quello della banca ha chiamato e fa: ho sbagliato a fare la proroga, devi rifare il mutuo da capo. Rifare il mutuo da capo vuol dire che mi hanno chiesto i documenti del 2020. Documenti del 2020 con un utile pari a zero, capirei bene che il mutuo, gesto dell'ombrello, cioè il mutuo è, non te lo danno più. Nonostante io stia bene, però fiscalmente io quello che posso dimostrare è che avevo un utile di zero, c'è un cavolo da fare. E quindi mutuo non te lo danno, vabbè, quindi subentra un garante, eccetera, però per quella condizione non ti danno più di 100.000, io ne avevo bisogno di 160. E allora stiamo provando con altre strade. Tutto qua. Questo è quanto. E tutto questo comporta passo dopo passo un po' di stress e questo fastidio allo stomaco. Più che altro hai tante finestre aperte, come sul computer, e non riesci a chiuderle, cioè è come se ci fosse la X e tasto chiudi che non puoi farlo, perché sono tutte collegate tra loro. Finché non risolvi la prima è un casino. Bravissimo. E a questo, se proprio vogliamo fare una terapia da psicologo, includi anche un periodo di merda dal punto di vista familiare, dai, diciamolo. Quindi non aiuta i tamburi. Cioè, no, non aiuta per niente. Detto ciò, proseguiamo. Detto ciò, ti direi che quella che è l'analisi e la costruzione della casa in realtà è bella che finita, e quindi il passaggio successivo sarà poi, come detto da te, far vedere a tutti quanti quello che materialmente è un report, e nello specifico il tuo report, quindi la tua situazione. Ok. Io l'ho fatta naturalmente molto semplice, Ale, quindi parlando anche con gli altri ho cercato di spiegare il perché vengono chieste quelle informazioni. Poi tu, vabbè, sei una persona squisita, quindi ti sei messo anche molto più a disposizione di quanto avrei immaginato, perché io e te, lo diciamo, è la prima volta che parliamo di queste cose dal punto di vista assicurativo e che entriamo nel merito, quindi non eravamo d'accordo sul cosa dire e cosa no. Esatto. Avevamo il tema principale, ma sul resto no, vabbè. Noi diamo un servizio a 360 gradi, compreso tutti i cavoli miei, capita, qui è a 720, altro che a 360. Ok, però adesso tu hai i dati per poter fare tutta la mia, per creare la mia scheda, okay? Hai tutti i dati per creare la mia scheda. Ma in riferimento al disegno della casa, quindi tu per potermi suggerire una cosa o un'altra, il riferimento è questo: da tutta questa scheda e tutte queste domande che abbiamo fatto, io unirò i puntini e quindi creerò che cosa? Creerò questo report, sempre con il disegno della casa, dove per ogni punto, IP, invalidità permanente, lunga vita, morte, le varie responsabilità, quindi le richieste danni, i beni per quella che è la casa che hai tu e per quella che hai cointestato con tuo fratello, e la gestione dei soldi, andrò a crearti delle caselline dove ti dirò: attenzione, qui stai correndo questo rischio. Perché? Perché ad oggi, con i contributi che hai versato, se ti capitasse qualcosa saresti coperto così. Se invece non ti tuteli e non hai più quella liquidità perché l'hai spesa o la stai spendendo per dei progetti, certo. C'è bisogno di assicurarsi, e quindi hai bisogno di trasferire quel rischio a qualcuno. Oppure, lato testamentario, attenzione, hai una casa cointestata, se succede qualcosa a chi vanno quelle quote? Crei dei possibili litigi? Magari è meglio fare due righette di testamento, costo zero, su un foglio bianco, in modo da mettere a posto tutto quanto. Quindi che vedrai tu sarà graficamente una casa con dei numeri e dei consigli, e invece lato report, naturalmente scritto in modo un po' più diverso e un po' più nel dettaglio, vedrai spiegato il perché fare quella soluzione
e che rischio stai correndo con quello che sarebbe il capitale consigliato e quello che naturalmente invece in base alle tue possibilità, al tuo budget, andrai a decidere di fare, se farlo, con chi farlo e come farlo. Ok, allora, ma noi cosa facciamo quindi? Facciamo una puntata divisa in due? Cioè, come nella realtà, cioè io mi reco dal professionista, racconto tutto quanto, c'è cioè questo primo incontro conoscitivo dove si snocciolano tutti i dati e poi dovrò ritornare, cioè, mi contatterà nuovamente il professionista mi presenterà insomma la mia condizione con le relative soluzioni. Comportiamo così, quindi voi che state guardando su YouTube o ascoltando su podcast, vi attaccate al tram per ora e sapete cosa accade quando vi recate da un professionista. E come nella realtà, aspettate la prossima puntata per sapere cosa il commercialista ha costruito, in questo caso per me, però in senso generico per tutti noi. Beh, chi sta ascoltando il podcast, l'invito è, se possibile, naturalmente mentre non guida, di andare poi a vedere la puntata su YouTube, soprattutto la prossima. Mentre guida, perché tanto ormai guidare è un'opzione facoltativa dell'uso del telefono, ok? O piuttosto infatti, faccia guidare qualcun altro, di fianco lui si mette lì col cellulare a guardare. Quando ti vendono il telefono c'è scritto, che ne so, guida responsabilmente, oppure a volte guida... Non c'è più il mezzo con il telefono, c'è il telefono e insieme ti danno l'auto. Sì, bravissimo, bravissimo. Come opzione, alcuni telefoni ti danno l'auto. Allora, se siamo arrivati quindi al termine, con sorpresa oserei dire, al termine della puntata, io ti ringrazio. Non so adesso come ci resteranno i nostri ascoltatori, i nostri fedeli ascoltatori, perché chiaramente... Noi gli abbiamo detto quali assicurazioni dovrebbe fare un artigiano, non gli abbiamo detto quali assicurazioni dovrebbe fare, ma in linea teorica anche sì, cioè nel senso... Nella parte 2 prometto che darò una risposta a questa domanda, però cioè, come ti dicevo... No, diciamo che la risposta che... vado a riprenderti da te in toto che dove c'è il cartello, ok? Cioè la risposta in realtà... Cioè c'è già dal primo schema, cioè perché uno dovrebbe essere protetto dall'invalidità permanente, dalla lunga vita de mer, di dubbio gusto, dalla morte, poi dalle responsabilità. Ah, responsabilità civile, quindi se fa a cappelle, oppure dalla B dovrebbe proteggere i propri beni. E dovrebbe anche avere un occhio verso il futuro perché abbia comunque dei soldi anche quando non potrà più lavorare. Esatto. Più o meno questo, cioè quindi dovrebbe avere queste assicurazioni. Certo che poi il racconto di questa puntata ci insegna che cioè, dovresti dare un occhio a tutte queste situazioni. Però poi in base al tuo specifico caso, magari alcune ti servono e altre no, può essere? Sì. Perché magari in base a come sei messo non hai bisogno di pensare a questo o a quello, perché lo hai già fatto trasversalmente magari con altri mezzi, boh. Esatto, o magari okay. Si è già assicurato su alcuni rischi perché ha già fatto in passato delle assicurazioni e invece ne ha trascurati degli altri. Ok, oppure magari, che ne so, pensiamo all'ultima casella, quella dell'euro, quindi del futuro dei soldi, magari se hai diversi appartamenti già in affitto, possiamo pensare che abbia già lavorato in quella direzione. Esatto. Ok, piuttosto che abbia del denaro investito in... Money farm piuttosto che altri mezzi per un rendimento. La risposta è sempre quel dipende, messo virgolettato dalla con la condizione. Dai, va bene, adesso diciamo che oggi abbiamo conosciuto un po' di più la situazione patrimoniale e psicologica di Alessandro Bari, ok? E possiamo andare a salutarci e quindi darci l'appuntamento a quando avrai fatto questo studio intenso sulla mia condizione e poi mi darai il risultato di quello che dovrò fare e io ti risponderò l'ho fatto no, non l'ho fatto. Allora non Alessandro, chiudendo con una battuta, mettiamo in sovrappressione il numero 4555 per fare una donazione ad Alessandro Bari. il povero Alessandro Bari. Dai, avviso che il numero è inventato perché era uno scherzo, mica che mandate veramente gli sms. Va bene,
Carissimo Daniele, io ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento, guidando il loro bellissimo furgone, andando verso il cliente, tornando dal cliente invece con le tasche piene di denaro e ascoltando magari il podcast. Grazie a tutti, un abbraccio e teniamoci in contatto! Elettricista felice. Vai sul sito elettricistafelice.it. Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti, che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. Carissimi, come diceva forse nel film di Forrest Gump, la merda capita. Bye bye.